Ciao a tutti, oggi è il lunedì 19 giugno 2023. Allora, io e la Veronica, vedete, siamo qui che stiamo ripicchettando un po' i cavoli, lei sta facendo i finocchi e siamo qui vicino dove la serra, vedete. Abbiamo queste piantine qui, le avevamo nel germinatoio artificiale. Vedete, sono state seminate il 13 di maggio. Non so se riuscite a vedere il 13 di maggio. Questa qua è una verza mantovana, lì ci sono dei finocchi. Poi cosa abbiamo qua? Abbiamo un cavolo romanesco precoce. 13 di maggio, un cavolfiore di Verona. Ok, le piantine sono un po' appassite, le hanno annaffiate ieri, ma adesso le ripicchettiamo. Allora, la Veronica sta mettendo i finocchi dentro queste cellette qua grandi. Io adesso utilizzerò questi alveoli qua, quelli da 6 di plastica, ok? E li riempiamo con questa miscela che ci facciamo noi con della terra di giardino, della terra che proviene da un ex letamaia che ha molti anni, quindi bella nera, eccetera. Poi mettiamo dell'agriperlite, quella che acquistiamo in sacchi, della fibra di cocco, che la Veronica mi corregge sempre, sbaglio sempre nel nome, che è questa qua, vedete, la fibra di cocco, e anche appena di cornunghia, ok? Poi dopo cosa facciamo? Prendiamo con la forchetta, andiamo sotto alle piantine, pian pianino. Le solleviamo mucchiette, se no, se ci sono da fare tutti, si può fare così come sto facendo io adesso, vedete, si dividono, ne andiamo a dividere, ok, pian pianino, appena le mettiamo nell'acqua che non si disidratino, ok. Poi vedete, queste qua hanno delle belle radici, non so se riescono a vedere, vedete che belle radici che hanno. E poi pian pianino, una per una, andiamo a sistemare negli alveoli, così. Adesso ne facciamo uno insieme, così dopo vi faccio vedere. L'importante è che le piantine siano ben radicate, che abbiano un po' di radice, non troppo piccole. E queste qua sono state, non so se avete visto i video, sono state lasciate nel germinatoio artificiale anche perché ha le protezioni contro la cavolaia, nel senso ha una rete sopra, perché la parte, diciamo, rischiosa è che arrivi la cavolaia che vada a covare, è finito, vedici questa, e la cavolaia vada a fare le uova sotto le foglie, chiaramente dopo cominciano a nascere. E quando sono piccole non si vedono, distruggono tutte. Una volta fatto i 6, li mettiamo dentro questi qua, che chiaramente questi qua sono più piccoli, adesso ho sbagliato a prenderli. Comunque ho questi, dimmi della misura corretta, questi qua sono per i vassoietti più piccoli, dopo li prendo, altrimenti delle cassette, vedete? Le cassette così. E poi li andiamo subito a annaffiare, dopo col getto d'acqua o con l'annaffiatoio, li andiamo a annaffiare e andiamo subito a tenerli umidi. L'importante, come vi dicevo, è avere delle piantine ben radicate, quindi conviene lasciarle lì un attimino di più, anche se filano appena, però vedete nel germinatoio artificiale tendono molto meno a filare. Vedete che bello apparato radicale che hanno. E poi andiamo pian pianino a fare le nostre piantine. Magari selezioniamo le più belle, se ne avete tante, sempre prendiamo le più belle, quelle che hanno l'apparato radicale migliore. Vedete come sono belle integre, ok? L'importante è che il fusto sia integro e che non sia spezzato, perché se il fusto è piccolo tende a spezzarsi. Fate sempre attenzione che la piantina non sia spezzata. Siamo qua in due, così in due si rende bene. La Veronica la terra lì, io ce l'ho qua. E l'importante, come dicevo, è che il fusto non sia spezzato, ci sia il fusto integro. Poi nell'acqua si dividono anche bene, vedete,
prendiamo sempre quelle un pochino più belle, tipo questa qua che ha un apparato radicale migliore. Adesso non hanno un bel aspetto quando vengono ripicchettate, ma nel paio di un giorno, nel giro di un giorno o due tornano belle. E poi chiaramente erano molto molto compressi in quel vaso lì. Poi li andiamo a mettere qua. Vedete? Questi qua sono un po' distrutti. Dopo li andrò a sistemare, facciamo un altro. Vedete, questo qua è integro. Andiamo a prendere. Vedete, anche la Veronica sta facendo lo stesso lavoro. Poi dopo, quando le andiamo a annaffiare bene, se poi la terra cala, ne andiamo a aggiungere un'altra. Cercate di interrarli bene, di lasciare fuori poco il fusto, cioè cerchiamo di interrarli bene così, vedete, così si muovono meno e sono più stabili. Questa, finiamo questa, vedete. Poi ne abbiamo altre qua, le possiamo Dovremmo vedere. segnare cosa sono E poi queste. dopo chiaramente andremo a segnare nel polistirolo che andremo a utilizzare, perché dopo li trasferiremo nei polistiroli, quelli porta piantine, nel porta vaschette, come dice giustamente la Veronica. E poi dopo andremo a indicare la varietà e quando abbiamo fatto il lavoro, per sapere un po' come comportarsi. Dopo vi facciamo un video dove vedete tutti i polistiroli dentro la mini serra, così vedete un po' il lavoro finito. Allora, qui abbiamo la serretta, quella mobile, che ho fatto il video che trovate qui sul canale, dove abbiamo inserito le piantine che abbiamo ripicchettato oggi. Sono 1, 2, 3, 4, 5. 5 polistiroli da 8 vaschette, 40 vaschette sono. Beh, il primo è un polistirolo con i fori grandi, gli altri sono da 8 vaschette da 6, vedete? Sono cavoli, cavolfiori, finocchi, ok? Adesso ho messo anche la zanzariera mobile fissata qui per essere più sicuro che la cavolaia non passi. E poi c'è un telombreggiante sopra, è teso da questi fili qua, vedete? E adesso le piantine le lasciamo qui fino alla fine di luglio, un altro mesetto abbondante, ok? E dopo col trapiantatore le andiamo a mettere in campo. Prima prepariamo il terreno, poi le andiamo a mettere in campo. Vedete, queste qua ce ne sono un po', e poi ci sono altri finocchi qui che avevamo fatto nei giorni scorsi. C'è del sedano rapa, c'è del basilico, dei pori, vedete? E qui non ci ho messo la zanzariera perché è tutta roba che la cavolaia non gli dà fastidio, e solamente qui l'ho messa. E poi ne ho un'altra di vuota da riempire, che anche lì metterò la zanzariera, che ne ho altre due, e dove metterò i cavoli. Adesso nei prossimi giorni le piantine cresceranno, le andremo a ripicchettare e mettere lì. E non ho nient'altro da dirvi. Se avete qualche domanda, se avete qualcosa da chiedere, scrivete pure nei commenti o iscrivetevi al nostro gruppo di Telegram, gruppo Biodiversità Condivisa, e trovate il link in descrizione o nelle informazioni del canale. E vi ringrazio per aver visionato questo video, grazie mille, ciao a tutti, ciao, ciao ciao.